Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video Horizons. Oggi ci troviamo qui a Milano, in zona Navigli, per il secondo video della triade dei ristoranti esotici estremo orientali. E niente, andremo al Maido. Per la prima volta nella storia degli Horizons siamo arrivati addirittura in anticipo e ci siamo concessi una piccola pausa prima di raggiungere il Giappone. Briscolina, Il Maido è un localino di street food art tipico giapponese, non lontano dalla movida di Navigli. È lui. L'interno è davvero caratteristico, molto piccolo, molto familiare, con un sacco di piccoli oggetti d'arredo della cultura e della tradizione locale. Ok, ci siamo seduti, il ristorantino è molto piccolo ma molto caratteristico, siamo di stare in Giappone. Ci hanno portato i menu che sono alla carta e le ordinazioni si fanno poi in cassa. Il menù è veramente stracompleto, offre dagli antipasti tipici come edamame e onigiri, ai primi piatti tra cui Japanese curry, yakisoba e yukidon, e il classicissimo ramen che non poteva mancare, ma soprattutto il tocco di classe sono dei simpaticissimi hamburger di riso che non vediamo l'ora di assaggiare. Comunque nel frattempo stiamo studiando delle strategie per riprenderci, dato che oggi sarà abbastanza complesso filmare. Devo mettere l'equilibrio perfetto. Sì. Io mi sono preso un Japanese curry che è abbastanza particolare per il periodo invernale. Gamberi qui dentro, riso, gamberi saltati con la salsa teriyaki, crema curry giapponese, patate, carote, sesamo, cipollotto e salsa teriyaki di nuovo. Sarà molto salsosa. Il sapore mi ricorda molto le pietanze indiane, molto buono e molto saporito. Ho preso un yakisoba con gamberi grigliati, cipollotto, salsa yakisoba e fiocchi d'alga. Mi sono bacchettato anch'io ovviamente. Sono davvero molto speziati, i gamberi sono enormi e anche le verdure sono tagliate molto spesse e davvero buono. Sì, ma lì è difficile da dire. Invece io ho preso come primo piatto il pork okonomiyaki. Pork okonomiyaki, ed è giusto stavolta, che è un piatto tipico, il più tipico di tutti quelli che hanno preso i miei compari. È praticamente una sorta di frittata dello street food di Osaka, con dentro pancetta, insalata di vario genere, vedo qua. È vero, figa Fabio, c'è quell'insalata, cioè non so che. Ah no, sono fiocchi d'alga e una specie di velo di bonito, che non so che cosa sia, sinceramente. Ho già assaggiato qui un bucherellino e sembra interessante. Gustoso. Stanno preparando i nostri hamburgerini. Tra gli elementi di arredo abbiamo questo bellissimo libro sugli onigiri. C'è anche una favola, Koro Koro. C'era una volta un anziano, dopo aver lavorato, ha deciso di fare il pranzo. Allora un onigiri è caduto e ha cominciato a rotolare. Oh, Koro Koro. Koro Koro in giapponese indica il rumore di qualcosa che rotola. Koro 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 Koro. E non da dietro. Cazzo corri! Ok. Sono arrivati! Io come hamburger di riso ho preso quello con il manzo, i filacini di manzo. Io invece ho preso il burger con il salmone e l'avocado. Salmone spicy e avocado. Io invece ho preso quello col pollo. Questa salsina qua è tipo agrodolce, è veramente buona. Scusa, dicevi? Dolce ma non troppo piccante. Vabbè, il mio era buono. Qui c'era la salsa teriyaki che unisce tutto il riso e le sfilacine di manzo, che è perfetto. Sì, comunque in generale erano veramente buoni. Poi il riso sembrava tostato in padella, quindi era croccante e saporito. E tutto veniva esaltato dalla salsa di soia, che gli dava anche quella sapidità. Spaccavano. E anche la nostra seconda esperienza della triade di video a tema orientale è conclusa. Video un pochino più classico rispetto al solito, però vabbè dai, ci siamo trovati benissimo anche questa volta. Cosa diciamo d'altro? Prezzi giustissimi. Abbiamo speso 20 euro a testa, 20,50 per l'esattezza, prendendo due portate, coperto, acqua, quindi direi più che onesto. Cioè alla fine è un pranzo normalissimo. Oltretutto la location, vuoi parlare di te? Era... La location è veramente fantastica, l'unica pecca è che non c'è il bagno. Sì, vabbè, questa è effettivamente una stellina in meno al locale. E domanda, ma è legale? Forse sì, forse no. Siamo contro luce, aspetta. Forse sì, forse no. E niente. E niente, raga, lo dico io. E niente. E niente.
Vabbè, come al solito vi ricordiamo di seguirci su Instagram, su Facebook che non c'è, su tutto quello che volete, anche su YouTube. Mettete un like, iscrivetevi. Al prossimo video. Bella raga.